Sono emozionato il giusto, io e il mio staff comunque abbiamo questa bella responsabilità, no? Abbiamo belle sensazioni perché comunque da inizio ritiro che ci stiamo godendo questo momento appieno, senza paura, siamo consapevoli che comunque è una bellissima responsabilità, ma abbiamo tanto entusiasmo, non stiamo trasferendo la squadra e questa è un po' la nostra arma, la nostra forza. È chiaro che da domani si comincia a fare sul serio, virgolette, in attesa poi chiaramente del campionato. Però c'è una bella emozione, insomma, entrare nello stadio. L'ho fatto da tifoso quando ero bambino, poi l'ho fatto da calciatore, poi passando da collaboratore. È chiaro che adesso è un'altra sensazione. È diversa, ma sono convinto che sarà la più bella, probabilmente domani vedremo un po'. Teoricamente siamo molto molto vicini a quella che ha giocato col Pineto. In questo momento a metà campo soprattutto siamo un po' risicati, siamo un po' contati, quindi abbiamo 4-5 elementi che si giocano tre maglie, però teoricamente non dovrebbe essere molto diversa da quella lì. Quindi stanno tutti bene, stiamo recuperando anche Crecco che ha avuto un affaticamento, quindi sono contento appunto che la settimana prossima avremo tutti i componenti a nostra disposizione, quindi potremo lavorare anche con gli assenti dell'ultimo periodo, insomma. Allora, il Mantova è una squadra molto organizzata che ha delle belle idee. Tanto per citare qualche sistema, col Siena hanno giocato con un 4-3-3, hanno due esterni che giocano a piede invertito, un attaccante che ha giocato strutturato, quindi è una squadra che gioca, ha delle buone trame. Ha sfruttato la superiorità numerica con il Siena, quindi chiaramente poi ha avuto anche un po' di palleggio. Quindi chiaramente il calcio d'agosto è sempre particolare, ma in questo caso dove c'è anche questa situazione in cui si gioca nel passaggio del turno, insomma, è una squadra da prendere con le molle e dobbiamo stare assolutamente attenti. No, l'esterno serve assolutamente, ma ripeto, Bruno Ori è. L'avevo visto chiaramente nei video, eccetera, però vedendo l'allenamento è un giocatore molto interessante, può fare anche un buono. No, è un profilo che ci piace, è tra quelli che stiamo valutando, insomma, abbiamo una rosa di esterni che stiamo dando molto interessanti, sicuramente come si dice, per giocare ce ne vuole uno intanto, e poi se ne dovesse arrivare un altro, poi parliamo anche di situazioni in uscita, insomma, Marras è uno che dovrebbe andare via, quindi. Se ne esce, teoricamente dovremmo prenderne due, ma dietro avevamo anche l'incognita Ugo. Adesso lui ha sistemato il posto, quindi ha firmato, no? Perché era un periodo ancora dove non si sapeva. Ugo sta andando con continuità, quindi fermo restando che Ugo purtroppo qualche volta accusa qualche problema muscolare, però è un giocatore che se sta bene garantire qualche partita o qualche subentro, eccetera. Il discorso principale che porto all'inizio è quello di non ingolfarsi, no? Perché magari rischi di fare una scelta oggi e dopodomani magari si apre una porta impensabile fino a ieri. Il tempo, ringraziamo l'allenatore, mi auguro che domani tutto quello che serve a questa squadra per lavorare in prospettiva, in previsione abbastanza futura. Però è chiaro che d'accordo con la società, con i direttori, abbiamo queste. Poterla completare, come dicevo prima, sì, assolutamente, ma di non ingolfarci in alcuni ruoli dove magari poi rischi di avere una bella occasione da prendere e non poterlo fare perché ne hai già due o tre.